cittadini cechi alle urne questa settimana per scegliere il successore del presidente Miloš Zeman. Se, come previsto, nessuno dei candidati raggiungerà la maggioranza assoluta, sarà necessario un ballottaggio il 27 e 28 gennaio. Secondo i sondaggi, il miliardario ed ex primo ministro Andrej Babiš vincerebbe il primo turno col 28,6% dei voti. Quest'ultimo, unitamente alla sua ex consigliera Jana Nagyova, è stato assolto solo pochi giorni fa dalle accuse di frode. Il giudice ha assicurato che non ci sono state pressioni esterne. Babiš, a causa del processo, ha dovuto limitarsi a pochi incontri con gli elettori. L'altro favorito, l'ex generale Petr Pavel, è stato invece in grado di condurre una campagna a tutti gli effetti. I sondaggi prevedono che quest'ultimo terrà circa il 27,8% dei voti. Al terzo posto ci sarebbe, stando sempre ai pareri dei sondaggisti, l'economista Danuše Nerudova, col 24,6% delle preferenze. In anticipo rispetto al primo turno elettorale, le persone in isolamento a causa del coronavirus possono già votare, utilizzando i seggi elettorali in modalità drive-in per votare, appunto, dalle proprie automobili. Debbono avere un certificato medico o una prova di isolamento imposto, ma possono anche produrre l'esito di un tampone positivo. Io sono una sono.